Tozzi Ugo, matricola 7820/8bis. Grazie, grazie anche a lei. Al lavoro, al lavoro. Chi non scatta niente scatti. Ve lo dice uno che viene dalla gavetta e che si è fatto un mazzo così. È un bel direttore. Sì, una meravigliosa persona. È un santo, eh. Apostolo. Quando diceva puttana e vecchia stronza, lei alludeva a sua moglie, vero? Sì. Come ha fatto a indovinare? Pina, io volevo solo dirti che tu sei la donna più importante e più bella che abbia mai visto. Silvani, buongiorno. Buongiorno, non so se ha visto quanto è bello il sole che si riflette. Ah, bello. Ma va via, va. Una pratica urgente. Una pratica urgente, gliela faccio io. Devo andare in toilette. Moto, dovrei fare del moto. Porca miseria, guarda come mi sono ridotto. Non entro più nei vestiti, non entro. Sì, ma con cautela, Ugo, con prudenza, la tua età. Ma che prudenza, ma che... Pina! Eh? Il colpo della strega! Oh, santo cielo, Ughino, ho appena finito di dirtelo. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Mi dà del tu? No, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo! Sì! Aspetti! Signorina Silvani, accogliamo i fiori di questa primavera prima che sopraggiunga l'inverno. Anche poeta. E quindi posso avere l'onore di averla a colazione? Gigi il Troione ho già prenotato. Va bene, accetto. Dimmi, signora, dimmi. Mi tradisci? Sì, è la vita. Io quasi quasi la lascio parcheggiata qui. Ha mica troppo vento là dietro, Fantozzi? No, grazie, signorina, io sto benino. Ma cos'è, piombo fuso? Ma no, signorina Silvani, va bevuto molto caldo. Ma allora lo beva lei. Vede, il segreto è buttarlo giù tutto d'un fiato e allora non fa niente. Attenzione, ragioniere Filini, che male. Mi ha quasi sfasciato una mano. Guardi qui, guardi. Stia attento, per favore.